Allora, oggi? Sì, ma manda giù la banana prima almeno. Oggi ci troviamo in Val... Cazzo, non mi ricordo. Val Malenco? No. Val Selviana, Selvatica. Cos'è che era la valle? Vabbè, ci troviamo in una valle bergamasca. Con l'obiettivo di andare a visitare la diga del Gleno. Cammino di un'ora. Penso non troppo impegnativo. Giornata stupenda, vediamo cosa mi viene fuori. Finito il primo round di scali. Com'è? Sto a posto? Bravissimo. Belli freschi. Cioè, se fosse stata tutta così, io non ce la facevo. Siamo in Val di Scalve, ecco come si chiama. E arriveremo alla diga del Gleno a circa 1500, se non sbaglio. Diga del Gleno che è famosa purtroppo per la tragedia. Ha iniziato ad avere perdite fino a che non è crollata, perché appoggiava male sulle rocce e ha distrutto i paesini sottostanti. Allora, sto leggendo questa informativa sulla diga del Gleno, che è quella che andiamo a vedere oggi. C'è tutta un po' la cronostoria, dalla costruzione al disastro avvenuto, cos'è, nel 1923. Praticamente alle 7:15 è venuto il crollo della diga, avvertito dal guardiano con questo moto sussultorio violento, e poi da lì tutto il disastro che ha distrutto i paesi di, dov'è che c'è scritto, Azzone e qualcos'altro. Vabbè, che dire, abbiamo fatto solo 10 minuti di camminata e siamo fermati. Siamo morti. Siamo morti e... siamo in piano. Oh. Poi riprendere le foto della diga e facciamo vedere com'era una volta. Facciamo tipo costruita. Adesso faccio la roba figa, tipo prima. Bravo. Vado avanti. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo ingegner cane. Fame! Numeri. Fame! Cane! Mille! Avevo rotato. Cioè, da là a qua è crollato tutto. Esatto, questo cartello dice tutto. Ma l'importante è che stai qua. Ah, ok. Se stai lì, ah. Se stai lì, qua rischi. Ah, ok, ora è chiaro, grazie ingegnere. Vlog nel vlog? Sorry, ho sbagliato la via là, eh? Vlog nel vlog. Inception. Ma l'hai costruita tu, è bella merda, guarda qua, hai crollato tutto. Adesso mi bevo tutta questa canna così mi viene il fegotto. Oh, Università di Pavia. È troppo impendente. Dove mi sono... ho fatto due rinunce agli studi.
proseguiamo un pochino fino ad arrivare al Prato Verà, faremo un po' di lanci di sassi per vedere chi arriva più lontano. L'obiettivo oggi era questo, non venire a vedere la vita. E l'acqua è fredda, io ho freddo e speriamo di tornare presto. Ha lasciato le chiavi della macchina in macchina. O ce l'hanno fottuta o siamo rimasti chiusi fuori. Il volto della disperazione. Rinacco perché non riusciamo. Ora sono cazzi, non sappiamo se riusciamo a tornare. Com'è la situazione? Mi sono appena accorto che ho dimenticato le chiavi della macchina in macchina. Che sono delle chiavi magnetiche che praticamente quando ti avvicini alla macchina lei si apre. Però se stanno dentro in più della macchina non si chiude. Però Razza mi dice giustamente, ma non è che dopo un po'. Io so che su altre si chiude. Su altre macchine funziona così. Le chiavi sono dentro. Stanno correndo. Ma si può rallentare? Siamo quasi alla macchina. Le cose sono tre: o la macchina si apre, sani e salvi, o la macchina non si apre, oppure te l'hanno rubata direttamente. Ma spero proprio come dicevo prima della cena. Allora, siamo quasi alla. Siamo quasi. Siamo quasi. Potremmo cominciare a fare un conto alla rovescia allora, no, al momento della. Facciamo, ognuno faccia la sua scommessa. Secondo me non si apre. Secondo me si apre. Sì, anche secondo me, perché io mi ricordo di aver lasciato la chiave in macchina. E in teoria non dovrebbe chiudersi. Sì, macchina c'è. La macchina c'è. Vai dritto e apri. Apri questa portiera anche di qua. Dietro davanti.